più estremisti, usate tutte le misure. Noi là siamo stati, abbiamo trascorso una giornata sulle colline dove i villaggi, i contadini palestinesi vengono letteralmente cinti d'assedio e dagli avamposti dei coloni, minacciati se non addirittura espulsi dalle loro terre. E l'esercito israeliano sembra davvero al loro servizio. Non è stato facile portarvi questo racconto con Ivo Bonato. A Susia sono arrivati i coloni e poi i soldati a proteggerli. Il villaggio palestinese è accerchiato. I pastori tengono le pecore dentro. Li chiamano avamposti, fatti per mangiare terra. La terra degli altri. Quello è il mio albero. E quello del mio vicino. Quando sono nato qui, Israele ancora non esisteva. È bastato trovare le fondamenta di una vecchia sinagoga a Susia per cacciare il villaggio, che è di nuovo qui. E a dargli il bentornato ha trovato i pietroni messi dalle ruspe dell'esercito. E di notte, le spedizioni punitive. Vengono tutte le notti. A Samia cedono i nervi. Non per me, ma per le mie figlie. L'altra notte alla grande hanno puntato la pistola alla gola, così. Ha paura anche a tendere i panni, Samia. Sono così vicini. Al villaggio di Susia i coloni hanno dato un ultimatum. 24 ore per partire. A Zanuta, Mariam cerca un sacco dopo l'altro. Ce ne andiamo. Queste scarpe sono le tue. Il villaggio si è arreso e non ha voglia di parlare. Perché se non è per la violenza e la paura, sono le olive che restano sugli alberi. È così che vieni messo ai margini della tua stessa vita. E i coloni sono spalleggiati dal governo. Loro sono il governo. Gli attivisti di OFEC, ONG israeliana, vedono arrivare qualcuno. È una pattuglia. Poi verranno gli altri, tanti soldati che non potremo filmare. Un'ora di controlli anche per noi. Quando risaliamo tutto il villaggio è sui camion. Dai, che tra poco arriva la notte e non c'è tempo per le lacrime.